Francesco Monte dopo la squalifica, la confessione dell'ex tronista. Isola dei famosi, Francesco Monte dopo la squalifica per droga, ecco cosa è successo. Francesco Monte ha scelto di abbandonare definitivamente il cast dell'Isola dei famosi 2018. Ieri sera nel corso della terza puntata in diretta della reality show Mediaset condotto da Alessia Marcuzzi, abbiamo visto che l'ex tronista ha realizzato un videomessaggio trasmesso in prime time dove annunciava il suo ritiro immediato dal cast della trasmissione di Canale 5. Un annuncio che tuttavia ha fatto storcere un po' il naso agli spettatori dell'Isola dei Famosi, i quali ritengono che dietro questa sua decisione improvvisa si nasconda la scelta della produzione di squalificare definitivamente il concorrente dopo le forti accuse di Avenger. Ecco perché Francesco Monte ha lasciato l'Isola dei Famosi. Sta di fatto che dopo l'aver preso questa decisione, Francesco Monte ha fatto la valigia e nel giro di poche ore ha preso il primo aereo, che dall'Honduras lo avrebbe riportato di nuovo in Italia. Il motivo di questa decisione? L'ex tronista di Uomini e Donne nel videomessaggio realizzato per l'Isola dei Famosi ha rivelato che dopo le affermazioni al vetriolo di Avenger, che lo ha accusato di aver portato la droga nel programma, intende proteggersi e soprattutto difendersi e per questo motivo ha scelto di rientrare al più presto in Italia dove nelle prossime ore metterà a punto la sua linea difensiva dopo lo scandalo portato alla ribalta la scorsa settimana. Francesco Monte lo ha fatto anche perché sa benissimo che l'Isola dei Famosi 2018 è seguita dai suoi coetanei e da un pubblico molto più giovane di lui e sa che il messaggio passato in prima serata è stato sbagliato. La verità di Francesco Monte sulla droga all'isola. Una scelta, che potremmo definire saggia quella di Francesco Monte, che nelle prossime ore arriverà definitivamente in Italia dove potrà rivedere la sua famiglia e forse anche i suoi legali per stabilire il da farsi dopo lo scandalo droga portato alla luce da Avenger, che ieri sera ospite in studio all'Isola dei Famosi ha confermato la sua versione dei fatti fornendo dei nuovi dettagli in merito. A questo punto, quindi, non ci resta che attendere la verità dei fatti raccontata da Francesco Monte. L'ex tronista sarà ospite per la prima volta in televisione dopo la bufera droga nel corso della quarta puntata dell'Isola dei Famosi, che il pubblico di Canale 5 potrà vedere in onda il 13 febbraio. Come risponderà Francesco alle accuse dell'Avenger? Ammetterà le sue colpe oppure negherà tutto?